Facciamo parlare un po' tutti. Allora, eccoci qua, siamo rientrati in studio. Come capite, qua la trasmissione è proseguita, il dibattito è sempre molto acceso. Vediamo se riusciamo un pochino a capirci, ad ascoltare quello che vogliamo dire. Giuseppe Solazzo, hai il microfono? Se glielo porti gentilmente. Allora, mi dicevi che una signora ti ha chiamato, non riusciva a mettersi in contatto con noi. Che cosa ha chiesto? Per cortesia? No, c'era una signora che purtroppo non è riuscita a mettersi in contatto, insomma gli ho detto di richiamare, che è la signora Rita della Guizza, che praticamente voleva chiedere a tutti quanti, che è una cosa bipartisan, per quello la sto chiedendo, di prendere un impegno contro, diciamo, l'apertura di nuove sale slot e contro la riduzione di tutti quelli che sono le video lottery e tutto un insieme di altri giochi d'azzardo che riducono alla povertà molte persone che purtroppo, disperate, si affidano solo al gioco d'azzardo. E chiederei a tutti quanti presenti un impegno che Padova possa essere una città e di capire soprattutto come le coalizioni rispondono a questa cosa. Allora, se sono d'accordo tra di loro. Io l'ho espresso prima. Scusami, abbi pazienza, Valentina Bano è qua dall'inizio della trasmissione, devo ancora parlare. Valentina, vuoi rispondere tu su questo tema? Ci si è opposto all'apertura della slot del centro slot a Mortise, che già ha un suo grosso problema di fondo come la sicurezza, i nomadi e le case. Lui si è opposto, per esempio. La domanda forse si può fare. Quello volevo. Certo, Marco, rispondi tu. Il settore di giochi è un settore dove il sindaco può fare quasi nulla. Ok? Perché? Perché è in mano di fatto è il Ministero del Tesoro che decide se assegnare attraverso un bando dove questi luoghi di raccolta del gioco pubblico come comunque baluardo dal gioco illegale, perché stiamo attenti che Padova, quando non era prima, anni e anni fa, il gioco illegale era veramente diffuso, ok? Però una cosa sì si può fare, il sindaco dovrebbe, come non sta facendo invece via Bonarotti, andare lì dove stanno aprendo centri di gioco che non solo non pagano le tasse in Italia, ma sono collegati telematicamente con Malta, non hanno fatto un bando, non hanno il TULS 88, non hanno il TULS 110, non hanno neanche l'86, quelli sono centri ricettacolo di denaro, perché non conosciamo chi gestisce, non conosciamo chi va a giocare e non c'è neanche il limite di tracciabilità dell'incasso e del pagamento delle vincite. Quello bisogna fare. Ma non stiamo attenti però che non tacciamo per i punti di raccolta del gioco pubblico come la fonte di tutti i mali. Bisogna sicuramente spalmare sulla città, limitare le aperture avendo un rapporto naturalmente con il Ministero del Tesoro, ma bisogna aggredire violentemente quei centri di raccolta del gioco pubblico illegali, che a Padova purtroppo ce ne sono tanti perché il territorio non è monitorato. Certo, grazie. Allora, siccome... dimmi Tommaso. No, d'accordissimo sull'aggredire i centri di gioco illegali, però prima eravamo partiti sul problema dei centri di gioco in generale. Allora mi domando, è il classico, diciamo, l'uovo di Colombo, il classico conflitto di interessi del nostro centrodestra italiano che ci abbiamo abituato a questa nuova differenziazione che ci illustri, Marco? Qual è la contraddizione? La contraddizione è che prima, secondo il tuo collega, sembrava che i problemi fossero le sale gioco perché la gente li si rovina. Poi diventano le sale gioco illegali. Allora, le sale gioco illegali sono sicuramente un enorme problema, su questo siamo che non stanno combattendo. Però finora non le avete combattute. Sembrava però l'unico che le ha combattute è il sottoscritto che entrava dentro in incognito con la telecamerina sulla cravatta. L'unico. Okay, io faccio, tu parli, e questa è la differenza. Tu fai il tuo interesse, scrivi il tuo lavoro. No. Io non faccio i miei interessi, io faccio interessi anche suoi, caro. Perché chi va a giocare lì, mi lasci contro ribattere. Chi va a giocare lì non paga le tasse in Italia. Allora lei, se è per la legalità, va lì e li va a chiudere, o fa come me, rischiando di mio, entra all'interno con le cravatte, con la telecamerina qui, e combatte questi centri illegali di raccolta del gioco. Sì, però sto dicendo lei, allora io vorrei possiamo aggiungere un altro pezzo. Non è un attacco, siamo in chiusura di trasmissione. Non è un attacco diretto a te, ma vuoi ammettere pubblicamente che
la sala giochi che c'è alla stazione è un punto di grandissimo degrado e che tu che fai politica ti dovresti impegnare per aiutare la città, perché se non diciamo queste cose pubblicamente, ci può essere anche Bitonci sindaco di questa città, il degrado in stazione ci starà sempre. Perché? Perché? Perché c'è la sala giochi. Per questo, allora, è proprio lì davanti, è proprio lì davanti. Tu che fai politica, tu che fai politica dovresti dare una mano alla città. Cosa devo fare? No, già la prendi e la sposti. Sarà zanonato prima. Allora fa politica anche lei. Sarà zanonato. Si vede la pochezza del suo fare politico, perché è proprio politicamente ignorante. Sì, certo, ignorante sarai tu. Lo so, e me ne vanto confrontamente. È certo, perché devi dire le cose come stanno. Stia zitto un po'. No, non sto zitto, perché se dici, se racconti fesserie alla gente, gestisci una sala che è il punto di raccolta della maggiore degrado della città. È come quelli che stavano sul Borgomagno, che fittavano i negozi a etnie diverse, loro guadagnavano e tutti quelli che stavano dietro si lamentavano e stavano male. Allora Rossi è intervenuto, ha chiuso i negozi, ha anticipato la chiusura, i negozi da lì se ne stanno andando, e in quel modo è tornata. C'erano 5 persone che guadagnavano, il resto del quartiere soffriva ed era provocato dagli italiani. Questo bisogna avere il coraggio di dirle queste cose, perché sennò diversamente non si va da nessuna parte. E la stessa cosa è in via Trieste, c'è una logica commerciale che va sconfitta. Fittano gli appartamenti. Ascolti, Tazio, quale comizio? No, quale comizio? Bisogna dire la verità su questi temi. Bisogna dire la verità. Il degrado non c'è solo in piazzale della stazione. Tazio non tace, è inutile che stiamo qui a parlare, perché parla solo lei. Guarda che ha appena fatto propaganda per noi, perché questi problemi e queste licenze, chi era il sindaco? Zanonato. Ma se ha detto che la competenza è del tesoro, ma che stai dicendo? Che il sindaco si deve preoccupare del degrado, non ho parlato della licenza, del degrado, del bivacco, dello spaccio, il sindaco autoreggente usce. E allora cosa fa? Che autoreggente? Non è un reggente. È un autoreggente o c'è? L'autoreggente è un'altra cosa. Bravo, capisci la metà. No, guarda, Marco, allora, Tarsia non sa, ma non mi interessa mai entrare in questa discussione. Ma non è una Che sta dicendo Tarsia è che non è capace di discendere quando c'è una concessione a quando c'è una sala slot. Sulle sale slot il sindaco può e deve intervenire perché non è direttamente collegato al Ministero del Tesoro. Sulle i concessionari pubblici invece dipendono direttamente dal Ministero del Tesoro. Sto dicendo un'altra cosa. Lei sta dicendo cavolate. Allora, io sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che la sala già è davanti alla stazione, la fonte è maggiore di Va bene, basta, con voi è impossibile discutere, va bene? La conclusione di questa serata è che non si può discutere. Per giovani, basta. Era forse una esattamente. Allora dalla regia mi dicono che chiudiamo. Io avrei voluto fare anche magari un giro di opinioni per sentire perché appoggiate un candidato piuttosto che un altro. Esatto. Ma poi invece l'abbiamo buttata un po' sul personale, sulle questioni. E questo che non il, hanno tempo, temi, il tempo che è scappato temi. Via e i telespettatori avranno fatto i loro conti e avranno valutato. Comunque grazie a tutti quanti voi. Mi dispiace per chi ha parlato molto poco, come nel caso di Valentina Bano, chiedo scusa, ma qua i colleghi. E ci fermiamo qui. Allora, abbiamo ancora il nostro sondaggio che proseguirà anche nei prossimi giorni, quindi potete continuare a telefonare, a mandare gli sms con le preferenze e vedremo come andrà a finire. Grazie agli ospiti che ho avuto in studio. I numeri dei voti? Sì, no, sono le percentuali. Tiriamo fuori i numeri dei voti. Vedremo anche i voti, non lo so. Adesso questo è quello che ci passa. Certo. E l'importante è l'8 giugno sarà importante andare a votare. Signori, ci fermiamo qui. Grazie di averci seguito. Grazie a chi è stato qua in studio. A tutti quanti. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.